Buonasera Dalio Rossi. Buonasera a voi. Buonasera mister. Ma tu hai capito Dalio? Cosa è successo? Niente, che insomma a Bergamo si stanno facendo qualche domanda sull'allenatore. Capisco che l'Atalanta ha 3 punti, è partita male e va bene, però insomma siamo sempre alla quinta giornata. Sì, io sono d'accordo con voi, anche perché nel momento stesso che scegli un allenatore significa che ci hai pensato e soprattutto lo devi mettere in condizione di poter lavorare. Poi si sa che invece si ragiona solo in termini di risultato, dopo 5 partite e 3 punti e tutti i buoni propositi si vanno a far benedire, fermo restando che però ci sono anche allenatori come me che stanno fuori, certo, e sapendo che la ruota gira, così funziona. No, onestamente, guarda, devo essere sincero, mi è capitato molte volte di essere dall'altra parte e non è una bella cosa esonerare l'allenatore dopo 5 partite, molti giocatori sono arrivati all'ultimo giornata di mercato perché i soldi non ci sono, molti sono nazionali, quindi hanno fatto le fede lunghe, poi c'è il tecnico nuovo, deve assemblare la squadra, ci vuole tempo, poi Gasperini penso che sappia anche un passato e onestamente ha dimostrato le sue capacità e non penso che in 5 giornate non sia più capace di fare allenatore. Purtroppo ci si spaventa un po' troppo presto perché comunque retrocedere è un danno economico non indifferente anche se c'è il paracadute, quindi insomma ci si spaventa con un po' troppa facilità i progetti. Io penso che per dare un giudizio sulle squadre, soprattutto all'inizio del campionato, bisogna aspettare sicuramente 8-10 partite, perché adesso i giudizi sono tutti parziali. Poi onestamente penso che ci siano squadre molto più scarse dell'Atalanta. Sì, sono pure d'accordo, guarda che ti dico. Senti Delio, in queste 5 giornate c'è qualcosa che ti è piaciuta a livello, non ti parlo di novità perché poi tu mi dici che in effetti nel calcio ormai nessuno inventa più niente, però qualcosa che ti è piaciuto di una squadra in particolare, un giocatore, la personalità di un allenatore, qualche approccio? No, devo dire che come giocatore, un giocatore della Sampdoria che non conoscevo, un certo Linetti mi ha dato un'ottima impressione. Gli altri più o meno li conoscevo tutti, onestamente non pensavo che Gianmario Cosenè fosse così determinante, l'ho visto agli europei ma non pensavo che fosse così determinante, un giocatore che l'ho visto, ci ho dato l'occhiata e mi sembra un giocatore importante per il nostro campionato. Poi il resto penso che sia tutto nella norma, fermo restando che, lo ripeto, dare un giudizio definitivo o lapidario dopo 5-6 giornate secondo me non ha senso. No, non voleva essere, era un giudizio intermedio, soltanto per analizzare nelle prime 5 qualcosa di buono che si è visto. Se noi siamo sempre molto critici con il calcio italiano, poi magari ci sono degli aspetti che non si considerano perché si va un po' per luoghi comuni, no? Ma poi dipende anche che tipo di preparazione hai fatto, perché ad esempio adesso c'è questo nuovo tipo di preparazione che non prevede il fondo e quindi si gioca tutti con la palla, anche perché le capacità condizionali secondo me, soprattutto se è una squadra giovane, non può migliorarle solo esclusivamente con la palla, con una squadra evoluta o soprattutto formata da giocatori già di una certa età che le capacità condizionali non ha neanche un senso portarle, cioè se uno corre un secondo più un secondo in meno non ti cambia, perché poi hanno questa capacità anche di sapere stare in campo. Se è una squadra di giovani la preparazione va fatta come Cristo comanda, anche perché la cosa più facile è mandare in condizione una squadra, basta fare partitine, balzi e va subito in condizione, però come la ritrovi la perdi la condizione, poi durante il campionato non puoi più ritrovarla, perché poi dovresti fermare i giocatori, fare un lavoro differenziato e questo se lo possono permettere le grandi squadre che hanno 2 giocatori per ogni ruolo dello stesso valore, non certo le squadre medio piccole. Dalio, 2 parole le diciamo anche su una novità del campionato italiano, e cioè su De Boer.
prime tre partite per poco non se lo mangiano vivo, lo vogliono rimpacchettare e farlo proprio riavviare in Olanda. Adesso, insomma, ci manca poco che l'Inter vince lo scudetto a mani basse. Adesso togliamo il discorso relativo all'equilibrio che non c'è a Roma, ma evidentemente non c'è neanche altrove. Però, insomma, questo è un allenatore che ha una scuola importante alle spalle, no? Che ha cambiato, se vuoi, un po' il mondo del calcio, perché della scuola Ajax ne abbiamo parlato mille volte. Poi non è che tutti l'assimilano appieno, però non potrà essere proprio un fesso fesso, no? Ma io un po' la conosco la scuola Ajax e devo dire che loro giocano molto con i concetti, i ragazzi, quelli che arrivano in prima squadra c'hanno dei concetti che sono inculcati da quanto giocano, per di più non hanno un ruolo fisso perché cambiano anche i ruoli diversamente da altre. Non c'è la cura molto tattica, ecco. C'è questa esasperazione sia in Inghilterra che in Olanda, la cura molto tattica che invece gli allenatori italiani hanno, e quindi sicuramente ha bisogno di un po' più di tempo, però ha sensibilità calcistica, è intelligente. È chiaro che forse, ecco, paradossalmente è più portato ad allenare una grande squadra che non una medio piccola. L'Inter è una grande squadra? C'è dei grandi giocatori l'Inter, e secondo me forse ce n'è troppi in ruoli. Ce n'ha troppi in certi ruoli e pochi altri in certi altri, perché difensori centrali mi sembra che a livello dei due titolari non ci siano. Sugli esterni non hanno, soprattutto Bassi, non hanno, hanno degli ottimi giocatori, non però giocatori come ce li ha la Juventus, e ha diverse punte, diversi esterni che sono tutte punte, mezze punte. Secondo me il problema sarà l'eccessiva abbondanza in certi ruoli, perché poi sono tutti giocatori importanti e quando tu hai due competizioni barra tre, questi giocatori alla fine, se non vengono risultati, qualche problema ci sarà. Sempre la Juventus davanti a tutti o il Napoli ha una chance importante per comunque disturbarla, perché che parta con i favori del pronostico la Juventus, non dico certo, non rivelo niente di nuovo, però a me questo Napoli convince. No, Napoli, ecco, Napoli ha un gioco codificato, ha un allenatore molto bravo, però ci si dimentica che se l'ha scoperto adesso, questo ha 50 e passa anni, è lo stesso allenatore che queste stesse cose le faceva anche quando allenava in Serie C, però se sono ricordati adesso di questo allenatore, però la Juve ha giocatori più forti e soprattutto ha migliorato ulteriormente la rosa, e quindi quanto rientrerà anche Marchisio, quanto andranno in condizione tutti. La Juve è molto più avanti delle altre, fermo restando che qui può essere che sia distratta dalla Champions, e può darsi che lascia qualcosa in campionato, anche se alla Juve è difficile che succedano queste cose. Dario, io guardando Milan-Lazio l'altra sera, adesso poi magari approfondiremo, ma il tema è più generico per quel che riguarda la Lazio, ho avuto la netta sensazione che comunque il Milan non sia così superiore alla Lazio. Dovremmo assistere a... c'è la bravura di Montella, quello che vuoi, però insomma a me non sembra che il Milan abbia fatto qualcosa per tornare ai fasti del passato. Capisco la transizione in società, quello che vuoi, però oggi dobbiamo commentare un Milan che è il Milan perché si chiama così, ma è un'altra cosa. Non mi sembra una squadra da vertice, né da Champions League. Sarà una competitor forse per l'Europa League. Questo sono d'accordo, anche perché partiamo dal presupposto che abbiamo negli occhi il Milan di Van Basten, Gullit e Rijkaard. È chiaro che questi sono precedenti ingombranti. Con tutto il rispetto, il Milan ha degli ottimi giocatori, qualcuno che potenzialmente potrebbe essere anche un grande giocatore, però sono d'accordo, non è una squadra. Cioè, paradossalmente l'Inter ha più giocatori di qualità rispetto al Milan, il Milan ce n'ha meno, ma le grandi squadre si vedono,
Cioè, le grandi squadre hanno 7-8 giocatori di grandissimo livello e poi le squadre leggermente inferiori ce ne hanno 3, 5, 6, e quelle più dietro ce ne hanno 2, 3, fino a che arrivano le ultime che ce ne hanno 1, 2. Prima di andare alla Lazio, invece vorrei un tuo parere sulla Roma. Lo scorso anno la Lazio patì un'eliminazione, insomma, abbastanza sorprendente, ma lì c'era il tema del mercato non fatto, c'era meno convinzione, diciamo, rispetto all'obiettivo della Roma che doveva essere di giocarla questa Champions. Qualche passaggio a vuoto, sembra aver ritrovato però compattezza questa squadra, anche se poi in aiuto. Serve sempre che corra un ragazzino di 40 anni a togliere le castagne dal fuoco. Sicuramente è stato un contraccolpo l'uscita dalla Champions, anche perché è una società, mi ha detto dei loro dirigenti, è una squadra che, ma per investimenti, per ingaggi, è una squadra che deve stare in pianta stabile come sta la Juve in Champions. Poi magari non può arrivare in fondo perché ci sono squadre magari più forti, però sicuramente è nell'otto di quelle che possono fare. E devo dire che queste partite ha palesato anche lei che magari non è completa al 100%. Poi sul ragazzino di 40 anni io sono d'accordo, sicuramente come sensibilità calcistica è ancora uno dei migliori che sta, secondo me, al mondo come capacità, però un ragazzino di 40 anni onestamente. Io penso che bisogna pensare anche oltre il ragazzino di 40 anni, perché se ti deve tirare fuori le castagne dal fuoco un ragazzino di 40 anni significa che qualche problema c'è. Direi. Sì, Davide? questo sì, no, Sì o questo no? è vero, è anche vero che poi noi spesso ci lamentiamo che nel nostro campionato si fa fatica a dar fiducia e spazio ai giovani. Quando succede, noi ci meravigliamo ancora, però magari in altri campionati è la normalità. Sì, ma è proprio l'approccio che è diverso, anche perché il giovane gli devi dare anche la possibilità di sbagliare, lo devi soprattutto sbagliare con costanza, perché non puoi avere dei giovani che abbiano anche l'esperienza, però poi andiamo a vedere che poi dopo noi li compriamo questi giocatori, li compriamo all'estero, ad esempio in Francia, fino a livello giovanile, fino a 4-5 anni fa, la Francia non ha vinto assolutamente niente, loro non fanno impegni agonistici, fanno solo competizioni tra di loro, ci sono i centri sportivi, li lasciano a livello giovanile, li lasciano il venerdì alle loro squadre, i migliori stanno fino a venerdì e giocano tra di loro, non fanno competizioni, ma fanno solo apprendistato e imparano. È chiaro che fino a 18-19 anni noi siamo più bravi tatticamente, siamo più bravi per il risultato, magari poi dopo a 20-21 anni le andiamo a comprare, perché adesso i francesi sono diversi, che vengono da scuola francese e hanno soprattutto grandi potenzialità. Adesso andiamo un attimo a farci una chiacchieratina sulla Lazio e do il benvenuto a Marco Pircari che si è unito a noi, Sport Mediaset. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti, Ciao un saluto a te Marco. Francesca, Davide e al mister naturalmente. Parrufiano mo, eh? Vabbè, il mister va salutato, è d'obbligo, insomma. Grazie. Vuoi partire te con la prima domanda sulla Lazio? Perché se la faccio io, poi a me mi dicono che sono matta, quindi io le faccio fare A me me la vai a te. fare? Certo. Beh, se c'è il mister io non posso che non fare una domanda tattica. Ne E certo, quindi. siccome lui non parla esattamente boh, di gastronomia. È apposta, quindi è inutile, col No, mister né di bisognava per forza. gastronomia né di donne parlo io. Beh, Davvero, sarebbe Odelio? bello. Sì, sono due cose che non parlo. Ma Sarebbe per bello parlare anche pudore o di donne. cosa? No, perché non sono pratico, quindi sono due cose che non Insomma, voglio conosco. dire, una famigliola è messa su, mo non sei pratico. Sì, vabbè, mi sono dimenticato come si fa. Davvero? Grande. Mannaggia la miseria. Vabbè, mi sei approfitto, c'è questa discussione in casa Lazio su questo modulo da impiegare considerando anche le caratteristiche dei giocatori, no? Quindi mi riferisco ad Anderson che è stato utilizzato in questo 3-5-2, io lo dico mister, non sono un grande sostenitore del 3-5-2,
Non mi piace Anderson in quella posizione, volevo sapere un suo pensiero, cioè ci può stare, può essere un giocatore addestrato per quella posizione oppure è più naturale un 4-3-3 utilizzarlo più in fase offensiva e sfruttare quelle caratteristiche del calciatore. Cioè, tu sei andato dal particolare, no? Proprio sul casus belli generale, che è comunque il sistema di gioco. Vabbè, dai, poi dopo ci allarghiamo. Va bene. Ma il 3-5-2 è un sistema, secondo me, cioè vecchio, che è stato riproposto. Prima si giocava sempre 3-5-2, si giocava con libero staccato, due marcatori e due esterni. Una volta lo faceva, era l'ala destra e dall'altra parte c'era il terzino fluidificante. Si giocava così fino a 20 anni fa. Poi si è portato il libero in linea e giocavano con le marcature fisse. È un sistema di gioco che ha le sue caratteristiche. Devi partire dal presupposto che i tre difensori centrali devono essere, perché se no rischi di andare a 5. Difendere a 5 significa che ti devi difendere più basso. E poi il problema è che c'hai solo un giocatore sugli esterni, devono scivolare i centrocampisti sugli esterni. E se vuoi giocare veramente a 3, devono coprire il campo in ampiezza, che diventa di 68 metri quadri il campo, e devono essere tre che abbiano grandi capacità anche atletiche per poter coprire il campo. Per di più, tre giocatori devono saper giocare la palla, perché se tu hai tre difensori, nessuno dei tre sa giocare la palla, o uno solo di tre sa giocare la palla, regali un giocatore in più a metà campo, secondo il mio parere. Ma dipende dalle caratteristiche. Di solito lo fanno chi hanno grandissimi difensori, che si possono permettere di giocare veramente a tre, e allora è un giocatore più a Come la metà campo. Juventus, no? Ecco, infatti, ma a parte la Juventus, no? Io poi andiamo su Felipe Anderson. La mia domanda è proprio invece sui tre centrali. È una mia impressione, Delio, o Bastos, la posizione così un po' di centrodestra, un po' la soffre, cioè la difesa a tre. Lui non ha fatto molto bene con la Juventus, però poi non ha più convinto. Qualche errore l'ha fatto. Io parto da un presupposto che lì c'è un collega, un allenatore, che lui li vede tutti i giorni. Nel momento stesso che sceglie un sistema di gioco, di solito si sceglie un sistema di gioco, l'allenatore che sceglie un sistema di gioco lo sceglie in base alle caratteristiche dei giocatori e cerca cioè di scegliere il sistema di gioco per tenere dentro tutti i migliori giocatori. Cioè, io faccio un esempio: se io sono una grandissima mezza punta Il e lo trequartista lo metto. voglio. Un trequartista lo metto, quindi Certo. gioco un 3-4-1-2 oppure 4-3-1-2. Se ho dei grandi esterni, gioco un 4-3-3 se ho dei grandi esterni. Se ho due centrocampisti centrali che sono complementari e ce n'ho solo due, gioco con un centrocampo 2. Quindi presumo che nel momento stesso che Simone ha fatto questa scelta, significa che ha valutato i pro e i contro, e soprattutto, secondo me, nella sua testa lui cerca di tenere dentro tutte le migliori eccellenze. Le migliori eccellenze, secondo me, lui ritiene Io col che Milan sia non è andata dentro. proprio così, mister. Sì, secondo me ritiene che lui ci sia dentro in queste migliori eccellenze, sia Felipe Anderson, soprattutto in proiezione anche Keita. Perché Keita, secondo me, tende ad andare a centro-sinistra, però è uno che prevalentemente gioca un po' più centrale, però non è un centravanti. Anderson preferisce invece giocare prevalentemente sull'esterno. Lui penso che ha fatto questo ragionamento. Io magari ho Lulic, che forse non è un grandissimo difensore, però grande spinta, partendo da dietro c'ha grande corsa. Dall'altra parte Felipe Anderson gli faccio fare l'esterno. Per di più c'ho tre difensori centrali sulla carta forte, perché Radu è più un difensore centrale da 3 che non difensore a 4, e anche perché l'avevamo preso come difensore Ma poi tu centrale. hai messo esterno e hai fatto sto danno. Scherzo. Eh? Poi sei tu che l'hai messo esterno, però. Sì, No, io non l'ho messo esterno. non ha giocato con te, terzino? No, come ha giocato centrale, poi l'hanno Centrale. messo esterno. Ah, altri. Vabbè,
Vedi come fa scarica barile. Mister, allora gliela metto così: secondo lei, vedendo la Lazio, la rosa che ha a disposizione in questo momento, qual è il sistema di gioco più adatto per le caratteristiche, secondo lei, per le caratteristiche dei giocatori? Allora, sicuramente non puoi prescindere da un centrocampo a tre avendo Biglia, che è il miglior giocatore secondo me in assoluto, e quindi parti da questo presupposto che deve avere un centrocampo a tre. Può fare anche il centrocampista a due, ma secondo me è un regista davanti, è davanti alla difesa, e quindi puoi scegliere o un 4-3-1-2, e non mi sembra che ci sia una mezza punta. Può essere una mezza punta di movimento, una mezza punta, o è una punta o è un centrocampista, non hai una mezza punta, anche perché lo stesso anche Milinkovic-Savic che lo potrebbe fare, però non ha le caratteristiche di Banega, non ha le caratteristiche di Saponara, non ha l'uno contro uno, è più un giocatore che si inserisce. Devono arrivare i cross dall'esterno, quindi mi sembra più un centrocampista, o forse paradossalmente anche una mezza, una seconda punta, se vuoi giocare con 4-4-1-1. Però è una domanda che a me non la dovete fare, la dovete fare all'allenatore, perché lui ce li ha tutti i giorni lì, quindi se lui ha scelto questo sistema di gioco, anche secondo me lui non lo sa neanche lui che sistema di gioco ancora ha scelto, perché Beh, se sta tu mi dici cambiando. che cosa si è giocato nel secondo tempo di Milan-Lazio, io proprio te ne sarei grata. Cioè, parliamo di un sistema di gioco che però sia uno, nel senso sia riconoscibile. Io il secondo tempo di Milan-Lazio ho faticato a capire come la squadra era messa in campo, ma questo adesso io non voglio mica criticare Simone Inzaghi, non lo sto abbocciando, niente di tutto questo. Però uno commenta pure quello che vede, è capitato pure con te. Che sembrava allenatore, però ogni tanto non ci facevi capire niente, qualche labbrata hai presa pure tu. Non è che non si poteva dire. Anche più di una, se per quello. Allora, il discorso sta in questi termini. Secondo me l'allenatore deve scegliere un sistema di gioco che lui, con quelle caratteristiche che ho detto prima, con quei presupposti che ho detto prima. E poi secondo me, più che altro per far credere ai giocatori, per fargli credere in un sistema di gioco, ci devi lavorare. Cioè, giochiamo in questa maniera. Tutto sbagliato che sia, giochiamo così, però se oggi gioca la Juve gioco così, poi va discretamente, poi ricambio, vado in un'altra maniera. Alla fine, secondo me, i giocatori che sono dei paraculi lamentano il fatto che l'allenatore è in confusione, cioè non ha neanche lui Questa è la spiegazione scelto più la. lineare e più semplice che si possa Secondo giusto me, dare, ecco, no? bisogna fare una scelta decisiva. Poi puoi cambiare magari un giocatore, le caratteristiche, puoi cambiare durante la partita, puoi passare ciò che 4-3, 4-4-2, ma senza stravolgere i Però un modulo di concetti. base mista ci deve stare. Ecco, io ho la sensazione che lui non ha ancora scelto, non ha ancora trovato la strada maestra. E poi se ti vengono i risultati sicuramente sei agevolato, se i risultati vengono meno questo percorso è sicuramente più difficile. Da fuori ho questa sensazione, però il sistema di gioco lo deve scegliere lui. Ecco, un consiglio che gli darei di scegliere uno e andare avanti sempre con quello. Però mister, non è, cioè voglio dire, siamo alla quinta di campionato, un allenatore, adesso non so, non mi permetto, lei ha fatto questo da anni, però mi sembra che lei partiva con un modulo e quindi faceva delle esercitazioni durante degli addestramenti, durante il ritiro e via dicendo, quindi partiva con un'idea alla quinta, sesta giornata di campionato e quindi stiamo parlando di un mese e qualcosa, non è un po' troppo. Insomma, non avere ancora un'idea chiara non è che sia una cosa proprio normale, Normale, però sicuramente dipende molto da quello detto prima, cioè tu fai questo ragionamento, si presume che tutti i giocatori in ritiro, invece non è così, perché chi è andato a fare le Olimpiadi, chi è andato a fare la Coppa America, chi è andato a fare i mondiali,
un altro non si è presentato in ritiro, poi alla fine doveva andare via, è rimasto, è sicuramente un'eccellenza per questa squadra. E quindi magari nella tua testa dici, c'avevo questo, se non c'avevo questo dovevo giocare in una maniera, nel momento che ho questo devo trovare un'altra maniera per farlo giocare. Filip Andersson si è aggregato adesso, 2 o 3 giocatori li ha comprati gli ultimi giorni di mercato, qualcuno, anche Bastos, mi sembra che qualche problemino ce l'ha dal punto di vista fisico, quindi non è facile neanche per Simone, io mi rendo conto. Perché i giocatori ti sono arrivati, tu hai preparato magari il ritiro, però ci avevi tutti quelli della primavera, hai fatto magari il 4-3-3, ci avevi tutti i ragazzi della primavera, poi ti arrivano scaglionati, fuori condizione, e nel frattempo però il campionato va avanti, quindi cosa devi fare? Devi fare anche il risultato nel frattempo, e poi devi cercare anche di non scontentare magari nessuno, perché qui c'è anche il problema anche di spogliatoio, cioè nel momento ma infatti che... questo ti volevo chiedere, tu sei passato anche in momenti in cui diciamo c'erano dei disequilibri nello spogliatoio, comunque c'erano delle posizioni di forza rispetto ad altre, succede ovunque, non che in altri spogliatoi non succeda, però ciclicamente qua ricapita, e ti chiedo quanto per un allenatore giovane invece è importante tener conto di queste cose, non imporsi su queste cose. Sarebbe meglio che l'allenatore facesse decidere loro, ma quello che vuoi tu. Non so se... Fammi un esempio. Tu dovresti portare a fare decidere loro quello che tu hai già deciso. Come se fosse una loro decisione, non so se... Sì, no, questo ho capito. E per un allenatore così giovane è compito facile? Non è facile, però sicuramente Simone ha sensibilità calcistica, ha già vissuto all'interno degli spogliatoi, e la differenza magari tra uno giovane che non ha mai calcato certi palcoscenici, soprattutto non ha vissuto in certi spogliatoi, perché Simone, non dimentichiamoci, Simone è stato negli spogliatoi con fior di campioni, e sicuramente sotto questo punto di vista sono convinto, ma di questo sono convinto al 1000 per 1000, che sicuramente una grossa mano gliela darà anche Peruzzi. Sotto questo, anche per di più Peruzzi, ma gli darà una mano positiva, anche perché non gli pesterà mai i piedi, perché non è il tipo che vuole fare l'allenatore o che farà le scarpe, però sicuramente cercherà di fare il bene della rosa che gli ha messo a disposizione la presidenza. Sicuramente va aiutato Simone, però l'allenatore, quando sei lì, siccome il culo è tuo, sei tu che te la devi vedere, cioè sei tu che te la devi vedere, cioè ti possono aiutare, possono fare tutti, ma alla fine sei tu che la devi gestire questa situazione, e sicuramente farà anche degli errori, ecco lì magari in esperienza magari farà anche degli errori, però sicuramente non penso che questo sia il momento, non sto vedendo grossissimi errori, vedo che magari qualche difficoltà, ma penso che sia anche pronosticabile. Posso fare una domanda a Mitter? Devi. Al di là adesso giustamente del discorso che faceva prima di avere i giocatori e quindi conosce sicuramente meglio Inzaghi perché ci ha lavorato eccetera eccetera, Filipe Andersson secondo Delio Rossi, guardandolo così dall'esterno, da osservatore, dove può agire? In che posizione del campo secondo lei può agire meglio? Da osservatore, da esterno? Sicuramente su un esterno, però è un giocatore che si accende e si spegne, io non lo conosco, però no, di là delle sue caratteristiche, quindi lei lo farebbe giocare esterno alto, per capirci? Tu mi vuoi far dire che non può fare il giocatore del 3-5? No, esterno può essere anch'io, non sono, però Delio, lasciare a Felipe tutta la fascia, cioè diciamo che un po' perdi in fase difensiva perché non dà una grossa mano, perdi in fase offensiva perché perde un po' di lucidità, questo ha dimostrato sinora, poi diventerà Dani Alves probabilmente. Ma finivo il discorso, però il 3-5-2, uno che deve fare tutta la fase, si presume che sia un giocatore continuo e attento, e non mi sembra che lui abbia queste caratteristiche, almeno non le ha evidenziate, cioè che uno
costante, non mi sembra che è costante anche nella partita, ogni tanto Vero. sparisce e poi nasce come giocatore offensivo, e quindi un giocatore offensivo pur col tempo, poi hai ragione tu, può diventare anche, ti posso dire, anche Lee Steiner, ma non ha quelle caratteristiche, sarà sempre un giocatore offensivo, quindi devi tener conto del fatto anche che deve essere più bravo anche nel fatto di offendere. Però ho la sensazione che questo ragazzo bisogna trovare ancora la chiave, perché non mi sembra che il suo problema non sia solo tecnico. Ho questa sensazione da fuori, cioè mi sembra un ragazzo che ha bisogno di costante fiducia nei suoi mezzi, che sono tanti perché li ha fatti vedere. Bisogna trovare ancora la chiave giusta, perché secondo me ha fatto 7-8 partite da campionissimo e ha fatto un anno e mezzo da giocatore normale, che fa vedere che ha le potenzialità. Però intanto il tempo passa, perché già 4-3 anni che sta alla Lazio e nessuno forse ha trovato la chiave giusta. Davide? Io concentro Poi lo l'attenzione. lasciamo, ma tu hai già cenato, no? Io alle 7, io sono del nord, io alle 7 mangio. Ma quale del nord? È nord, centro-nord. Facciamo il finnico. Io mangio alle 7 o alle 11, non c'ho Ma guarda che sei strano mezza minuta. forte, Io mangio quando c'ho fame, non è che mangio. eh? A comando. Vabbè, allora ha già mangiato, vai. Mister, Brava. l'attenzione la porto su un altro giovane che aveva acceso un po' le speranze di tutti 2 anni fa, si è un po' perso come tutta la Lazio nella scorsa stagione. Parlo ovviamente di Danilo Cataldi. Le chiedo se si è fatto un'idea su questo ragazzo, se finalmente può dar conferma di quanto di buono ci ha fatto vedere e se secondo lei ha capito o ha in mente qual è il suo ruolo, perché finalmente lo abbiamo visto da regista anche far bene nelle ultime 2 partite. Eppure te però vuoi sapere i ruoli, non va bene. Non va bene, è capziosa sta domanda. Ah, io non ho parlato di ruoli. Questo è un ragazzo che a me piace molto, ha delle qualità. Assomiglia un po' a Marchisio, condotte, proporzioni, cioè nel senso un giocatore anche come storia, è venuto fuori da Lazio, Quanto ti è piaceva a te andato. Marchisio? Quanto ti piaceva a te Marchisio? Mi piaceva, mi è sempre piaciuto, ma L'avresti anche voluto soprattutto qua. lo so, vabbè, stiamo parlando di una vita fa, per Infatti. quanto non era ancora giocatore, Esatto. e c'ha la stessa storia. Anche lui è cresciuto nel settore giovanile, poi è andato in prestito, poi è tornato alla casa base. Mi sembra che picchi un po' di fiducia, cioè nel senso che molte volte sono di quei giocatori, ecco, che vederlo da fuori dovresti dargli la maglia a prescindere, perché farlo sentire importante. Ho questa sensazione, però le qualità ce le ha. Vedo che molte volte, ecco, come se fosse sempre in prova, cioè nel senso che, che non osasse molte volte, perché se sbaglio, cioè, come se gli pesasse molto di essere costantemente sotto esame. Ho questa sensazione. Non mi sembra che uno di quelli che nei 10, nei 15 minuti sia quello che possa farti vedere che vuole il posto. Mi sembra che uno gli dici, ci sono due o tre che devono giocare sempre, tu sei uno di questi due o tre. Però è una mia sensazione da fuori, non lo conosco il ragazzo. Però ecco, io che l'ho visto giocare anche nell'under e cose del genere, mi sembra un giocatore che ha qualità, sicuramente la Lazio ci può stare. E mi farebbe piacere che magari si imponesse. Certo, poi se ogni volta si parla di Cataldi come vice Biglia, diciamo che questa cosa non aiuta nemmeno, eh. Non è facilissimo. Dover a Io non lo tutti i so se. posti essere un degno sostituto di un giocatore che peraltro nel cioè, non gioca neanche nel suo ruolo, perché lui dice sempre, e qui mi riferisco a Danilo Cataldi, di voler agire più da mezzala che più alla biglia, no? Io ci sono.
Nel senso ha una Marco, presa. approfitto di te intanto Sì. che aspettiamo Mister Delio Rossi, perché comunque ieri si sono giocate tutte le altre partite, no? E ti chiedo se c'è qualcosa che ti ha sorpreso, se c'è qualcosa che ha spiccato su tutto il resto. Ma sorpreso in questo momento, ma non è una sorpresa, è una conferma, è il lavoro di Marancol in Chievo, che sono 2 anni che sta facendo bene, ma non solo, con il Chievo l'aveva fatto anche il Catania, però è partito bene nuovamente, stessi risultati dello scorso stagione dopo 5 partite, una squadra che non ha comprato nessuno, quindi dal punto di vista degli investimenti zero, una difesa che ieri guardavo, c'erano 3 giocatori, praticamente in 3 facevano 105 anni. C'è un 37enne lì davanti, 36enne che ancora crea pericoli a Pellissier, hanno grande entusiasmo e un'organizzazione di gioco, mi hanno sorpreso loro. Ieri hanno messo in difficoltà il Sassuolo, però ieri il Sassuolo dobbiamo dire che c'erano tantissime assenze pesanti per una squadra che poi sta facendo il doppio impegno e secondo me alla lunga questo doppio impegno peserà tanto sul lavoro di Francesco che fa un ottimo calcio e ieri addirittura ho visto sul 2-1 un cambio che mi ha impressionato, ha messo dentro un centrocampista, ha finito con il 4-2-4 e praticamente non ha rischiato nulla perché ha schiacciato il Chievo nella metà campo. Nel resto io credo che l'Inter continua a pensare che c'è una squadra di qualità notevole e che De Boer non è così scemo come hanno voluto presentare qualcuno quando è arrivato. È chiaro che se tu prendi un allenatore a 13 giorni dal via del campionato va incontro a tante difficoltà, no? Uno nuovo che deve conoscere il gruppo, ma questo è uno che di tattica ci capisce perché viene da una scuola di calcio che lavora in una certa maniera. La Juve c'è poco da dire, il Napoli ieri a me comunque ha confermato le sue qualità e anche qualche difetto, però insomma è una squadra che ci sarà sempre, più o meno questo è il quadro della giornata. Non ci sono state grosse sorprese né grosse, a mio giudizio, delusioni. Forse No, sto pensando la al... delusione più di tutti, secondo me, è la Lazio. Lo dico perché credo e sono convinto che poteva vincere la partita a Milano. Mi sembrerà Quantomeno non paradossale, perderla. no? Quantomeno non perderla. Io sono convinto, rimango convinto che la Lazio ha una qualità superiore al Milan, ma la qualità poi va anche utilizzata. E se non la utilizzi puoi andare in difficoltà. Sto pensando proprio al Lazio-Empoli di domenica, no? Sai che oggi in Padella c'è stato praticamente un happening. Sì, me E l'hanno raccontato. sì, no, nel senso che erano in tanti, hanno Sì. proprio fatto un happy hour a un certo punto. E comunque tra chi sembra abbia avuto la diagnosi peggiore è Bastos, perché era quello che non ti aspettavi, quasi un mese di stop, potrebbe essere un mese di stop. Vabbè, comunque non ci sarà domenica. In virtù di questo si torna alla difesa a 4. Questo per tornare un po' al discorso che si faceva con Delio, al quale dovremmo inviare una batteria nuova perché proprio niente. Niente. E vediamo se riusciamo a recuperarlo almeno per i saluti. Questa dimostrazione del fatto che non ha scelto proprio un modulo, cioè tu hai proposto per 3 giornate, per 3 partite, un modulo di un certo tipo, però poi ti manca Bastos, non è che dici vabbè, ho Hut o Wallace, comunque i centrali ce li ho e ripropongo il 3-5-2. No, si torna a 4. Io sono contentissima di questa scelta, Ah, pure io però penso sia quasi vuol normale. dire che lui su sta difesa a 3, anche perché insomma non è che parliamo te manca Bonucci, no? No, no, ma poi i tre centrali della Lazio titolari non sono malvagi. Secondo me, come diceva prima il mister Delio Rossi, di avere dei tre centrali forti, e i tre centrali non sono malvagi quelli della Lazio. No, a me piacciono. Sì, anche a me, quando stanno bene tutte e tre insieme sono sicuramente dei Secondo giocatori me che Radu fa un po' di creano. casino, però. Sì, qualche limite ce l'ha, qualche limite ce l'ha. Non sono all'altezza dei Adesso tre non è neanche centrali più un della. ragazzino, no? Quindi ha i Esatto. limiti fisici e tutto Però quanto. io credo che questi cambiamenti, poi questa tendenza ad adattarsi all'avversario o a trovare una mossa a sorpresa che può funzionare una volta, ma non può funzionare la seconda, perché poi ad esempio Pescara ha un tasso qualitativo inferiore a quello del Milan e quindi non è che puoi andare a fare tante sorprese al Milan.
Quindi io ho la sensazione che bisogna trovare un'identità, portarla avanti, addestrarsi su quell'identità e poi, come diceva appunto Delio Rossi, se c'è la situazione in corso da cambiare è un altro discorso. Tutti gli allenatori devono essere poi bravi ad avere il piano B quando c'è la necessità di applicare il piano B. Io credo che una squadra debba avere per forza una sua identità tattica su cui lavorare e convincere i giocatori a venirti dietro a quel tipo di idea tattica, altrimenti questi continui cambiamenti. L'anno scorso Mancini è stato massacrato dalla critica per i continui cambi tattici che faceva. Sì. Nella prima parte del campionato, che poi è andato bene all'inizio e poi è andato male dopo, cambiava formazione tutte le partite. Secondo me questo è destabilizzante per i giocatori. Devi avere un'identità e portarla avanti. Se tu credi nella difesa a 3, poi a noi può anche non piacere, ma questo è un discorso soggettivo mio, di Francesca Turco e di altre persone. Ma se poi funziona, vuol dire che hai vinto tu, hai trovato il modulo giusto tu. Però ci devi credere fino in fondo. E quindi devi trovare una strada assolutamente. Sì, sono d'accordo. Niente con Delio, eh? Vabbè. Caduto definitivamente. Mi lasci dire anche un'altra cosa Certamente. del discorso di prima della giornata, che tanto noi parliamo di tutto, del calcio in generale quando stiamo insieme e quindi mi fa piacere. Io ho una cosa che voglio sottolineare, ma non perché il gesto l'ho fatto, perché subito qui c'è il fraintendimento. Siccome l'ho fatto oggi c'è subito un fraintendimento. Ieri mi è piaciuta una giocata nel corso della giornata, ma non perché l'ha fatta Totti, perché ha rappresentato qualcosa che secondo me nel calcio non esiste più, o comunque non si vede più. Il 10 che inventa, il 9 che segna. Lasciamo perdere che il 10 sia stato Totti, che poi per me rimane un grandissimo giocatore. Questa è un'altra cosa. Però quel movimento lì del numero 10, trequartista che crea e Dzeko che segna, mi ha riportato un po' alla mente il calcio degli anni 80, metà anni 80, dove c'era Antico. il trequartista e la punta. Siccome in questo calcio si parla di falso 9, il trequartista non esiste più, Uno credo deve che essere insomma Rambo il trequartista, perché è esatto, alto, deve essere grosso. Rambo, uno che Ma guarda, praticamente dopo deve aver fare visto. sportellate. Siccome ieri io, con tutto il bene che posso volere a Madri, quando l'ho visto con il 10, ci ho avuto un attimo durante diciamo, il commento della partita, ho un attimo tremato perché il 10 a Madri non si può dare, ma il calcio è cambiato anche in questo. Però fammi dire una cosa, ha ragione Davide, nel senso, adesso ti dico, ti potrei fare il nome di Boateng, che non è esattamente Brava, ma io il questo, guarda. trequartista, diciamo il fantasista, perché noi poi come trequartista ci immaginiamo i Baggio, ci Sì, immaginiamo sì, sì, cioè sì. questo tipo di giocatori, Mi no? piacerebbe, ecco, che il calcio No, ma io ci ho riscoprisse visto una figura in Pinsi, questo senso. che gli voglio bene veramente come una sorella a Pinsi, però, dai, Pinsi. Che è un Sì. incontrista proprio, lì era proprio Esatto. gioco rottura, il primo portatore di palla, punto, però ti ci Brava, brava. metto un mastino. No, per quanto io sia un grande estimatore della tattica e degli allenatori che addestrano i giocatori, che cercano sempre, diciamo, di costruire qualcosa in una partita, bisogna riscoprire un po' i ruoli. E quindi certi ruoli non possono morire. Quindi il trequartista, il numero 9 ci devono stare, perché poi quando sento parlare del falso 9 che hanno lanciato in Spagna grazie a tre nanerottoli fenomeni che c'era il Barcellona, non può essere così dappertutto. Quindi ecco, in quel movimento mi piacerebbe rivedere una scoperta di quei ruoli che ci deve stare. E questo campionato sta dicendo tanto che gli attaccanti, i centravanti, il numero 9 sta funzionando. Cioè, una cosa bellissima in questo avvio di campionato è che una serie di squadre hanno dei numeri 9 che stanno funzionando. Quindi viva, viva la tradizione, viva il 9, riscopriamo pure Viva il qualche 9 e 10. viva il 10. Sì, Viva il 10, riscopriamo pure qualche 10, ecco. anche se non ne vedo tantissimi in giro. No, Diciamo assolutamente, che in ci stanno questa più. cosa ha inciso molto la rivoluzione sacchiana. E lo Eh sì. dico No, comunque lo come dice uno che convinta figurati. sostenitrice di Sacchi, Anche io, però quel sono. 4-4-2 talebano di fatto l'ha mortificato. L'ha Io, cioè. mortificato, sì. E mi viene in mente Ancelotti che allenava a Parma, lasciò andare Zola, perché Sì. Zola non trovava Ma Baggio è posto stata una in vittima di quel questo calcio. 4-4-2. Baggio è stata una vittima di questo calcio. E adesso è caduto anche lui.
Sì. Vabbè, fammi salutare qualcuno perché poi se Salutiamo, sennò così sembra anche un po' maleducati, insomma. cioè noi quando ci secchiamo e ci annoia il discorso facciamo finta che cade la linea. Comunque da Elio veramente non si è attaccato a una presa di corrente. No. No, uno ha fatto come te ieri. No, ma io ieri Sì, l'avevo. sì, Sì. sì, sì. Vabbè, mo fammi passare per fessa. Ma ti credo che avevo infilato la Certo. spina? Ma Allora no. eccomi. Eccoti. Insomma, da convinta sacchiana ti dico che però ha mortificato, ha di fatto cancellato per periodo troppo, troppo, troppo lungo la figura del trequartista inteso come fantasista, quello che si va a prendere il posto fra le linee, perché lì se gli spezzavi la linea era capace di morderti veramente a giugulare Arrigo, Sì, no, 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 ma condivido appieno, una delle prime vittime fu proprio Baggio, poi dopo Sacchi in nazionale riuscì a trovare una collocazione diversa e fu fondamentale a USA 94, però è vero perché Sacchi si presentò con due esterni di qualità che dovevano fare un grandissimo lavoro, gli esterni alti, e c'erano praticamente poi di fatto una punta e un giocatore di movimento che non era il 10, che non era il 10. E poi sai, il 10, il trequartista non è quello che deve andare per forza a fare il pressing, no? Forse è nato perché magari è È quello sempre che stato ti un deve far giocatore. ricamo finale, quello che Esatto, è ti deve quello che mettere deve davanti alla porta. fare. Esatto. In questo ti devo dire che negli anni, ad esempio, un allenatore che ha cercato in qualche modo di tutelare questa figura è stato Spalletti perché quel suo 4-2-3-1 che a un certo Zitto! punto è Guarda che andato. miracolo che è successo! È ripreso? Senti che miracolo, pronto! Pronto, si è scaricato il Ho telefono. capito, però esiste il Mister. caricabatterie, Delio. No, non ce l'ho. E allora adesso come ci stiamo parlando? Sono andato prima del filo, non c'ho Il caricobatterie filo, con lì il volante. filo. Prende il filo, fantastica. Senti, mentre tu non c'eri, Delio, Che è abbiamo successo? fatto come dire, un excursus tattico perché parlavamo del gol che fa ieri Dzeko su invito di Totti. Togli che il 10 era Totti e che il 9 era Dzeko, però è sembrato, diceva Marco Piccari, un calcio un po' antico dove c'era il terquartista, comunque il fantasista che inventava la giocata per mandare in porta il centravanti. Diciamo che di trequartisti di un certo livello non ce ne sono più tantissimi e per un lungo periodo sono proprio spariti dalla circolazione e da Sacchiani convinti quando li siamo. Sacchiani convinti no, ma comunque siamo stati grandi estimatori del calcio di Sacchi, però quel 4-4-2 talebano di fatto ha cancellato per anni la figura del trequartista. Ma No, fermo come no? restando che il trequartista è la seconda punta, anche Banega è un trequartista ma gioca a seconda punta, cioè Totti gioca a seconda punta, prima giocava addirittura seconda punta ma era prima punta quando non c'avevano la palla gli altri e c'era Perrotta che faceva la prima punta e Sì, viceversa, sto falso 9 del piffero, sì. si invertivano. Avendo Dzeko che è un centravanti per forza di cose, Totti quando lo mettono dentro gli fanno fare la seconda punta, che cioè poi va in giro per il campo, però non ha grossi compiti, però gioca a seconda punta. Il 4-4-2 il trequartista lo faceva la seconda punta. Che è una seconda punta, però non è un trequartista. Comunque io mi ricordo quando hai fatto finta che ti si era scaricato il telefono, dovevi una risposta su Cataldi. Ho detto che sto ragazzo, ci sono due o tre giocatori, lui dovrebbe essere uno di questi due o tre che c'ha il posto sicuro, però questo lo so che non è possibile nella Lazio. Mi sembra che uno che deve, c'ha bisogno di fiducia a prescindere per esprimere meglio le sue capacità. Sì, che poi la chiosa era comunque avere Biglia davanti, ma sempre facile, cioè non ti rende il compito facile. No, se c'è Biglia davanti, lui o aspetta il suo turno, deve quando non gioca Biglia, oppure si deve riciclare da centrocampista. In un centrocampo 3 potrebbe La fare anche mezzala. centrocampista. È un po' il discorso quando c'era Pirlo e Verratti, uno dei due, non potevano giocare tutti e due davanti alla difesa. In Paragone un nazionale è po' stato per un azzardato. periodo, adesso un paragone un po' più blasfemo, però è così. Marchisio adesso gioca davanti alla difesa, prima quando c'era Coso, c'era Pirlo, giocava di fianco lui.
Adesso gioca davanti alla difesa. A me piace più come centrocampista, però è una mia sensazione. Sì, pure a me piace più come mezzala, così come piace più come mezzala Cataldi, ma io non capisco niente di pallone, quindi. Vabbè, se no non mi chiamate a me. No, ma infatti ho imparato tutto da, quasi tutto da te. Che lo dica a tutti sta cosa, eh. Cioè io do ragione a tutti, quindi. A tutti, sai quante volte gli avrei detto Gasperini? A Gasperini, Gasperini fa una difesa a tre, però la fa carina. No, che c'entra? A me piacciono squadre propositive, a prescindere dal modulo, non è che. Gasperini gioca uomo su uomo. Sì, vabbè, non è che tu a Milano hai fatto diverso, eh? Gioca Non uomo su tu uomo, Lazio. se vinci più due, lì vince la partita. Ma tu, le grandi squadre fanno così, perché cosa pensi che quello che allenava il Manchester come giocava? Non ha giocato sempre così, però è chiaro che se sei il Manchester si presume che 8 duelli su 10 li vinci. È chiaro che se sei il Crotone fai fatica a vincere 8 duelli se giochi uomo su uomo. Marco e poi Davide, e poi salutiamo veramente Delio. Lo sai che mi è piaciuto questo orario un po' inconsueto, però molto rilassato, perché evidentemente dopo mangiato ti viene l'abbiocco e sei più rilassato. Io mi sveglio a quest'ora invece. Ah sì? Lo terrò presente, mi farò viva più spesso. Marco! Mister, qual è in questo momento l'allenatore che gli piace di più dal punto di vista tattico, che dà un po' più di, ecco, che fa giocare meglio le squadre? In Italia sicuramente Sarri, in Italia, dove ci vedo più lavoro dietro. Mi sembra che anche Juric, mi sembra un ragazzo sveglio in Italia. All'estero, se dico Guardiola, anche se per un Dici calcio bene un se po' dici più, Guardiola, dici bene. sì, se dico però un calcio un po' più articolato, cioè nel senso un po' più non di facile attuazione da parte di tutti, però sicuramente, sicuramente. A me piace molto anche Conte, devo essere sincero. Penso che sia un grande allenatore, Delio. soprattutto in funzione dei risultati. È stato veramente un piacere, proprio una bella chiacchierata, proprio carinella, carinella. Ci sentiamo prestissimo, io ti chiamerò sempre alle 9. Ha detto va bene, eh? Voi l'avete sentito? È registrato? Sì. Ha detto Un va saluto bene. al mister. Delio, un abbraccio forte. Grazie, Ciao, mister. ciao, Ciao, ciao. ciao, un bacione. Grazie a mister Delio Rossi, grazie a Marco Piccari. Grazie a te perché è stato un piacere, ma vabbè, quando si parla di tattica ancora di più. Lo so, lo so. Ciao Alla Marco. prossima, Un Marco! abbraccione a tutti voi e un saluto a tutti. Ciao ciao! Ciao ciao!